Saluto, io sapete, mi conoscete tutti, sono Giulia Traverso. Vi chiederei appunto mentre lavoro che le domande le fate all'inizio o alla fine, perché io in un'ora devo esprimere tutto quello che ho in mente, ma velocemente. Se io mi fermo a dare delle spiegazioni, semmai le do nel contempo lavoro, ma le domande me le fate alla fine magari, ecco, facciamo così. Oggi facciamo la prospettiva lineare frontale. Intanto io giro la telecamera, ecco, scusate se vado veloce, ma abbiamo solo un'ora. Adesso giro la telecamera sul lavoro. Fatto? Perché non vedo. Vedete voi? No, Giulia, non si vede, si vede R6. Adesso Provato fino a ecco, uno. vediamo te. No, adesso si vede il lavoro. Allora, lo vediamo in piccolino. Lo metto in evidenza così lo vedete in grande. Adesso va bene, adesso va bene. Questo non è lavoro. Adesso va bene. Sì. Adesso va bene, ma questo è un acquarello. E l'avevo messo così come. Ora lo tolgo naturalmente. Ti Questo. volevo far vedere una prospettiva dall'alto che l'abbiamo fatta anche a scuola. Vedete? Questo è Camogli visto dall'alto. Il porticciolo come se fossimo su una Precamogli. montagnetta. Allora adesso vediamo cosa facciamo oggi. Facciamo questa che sarebbe la prospettiva frontale lineare. L'altra volta avete fatto questa che è la prospettiva lineare laterale. Ve lo ricordate? Era l'altro modo, era la rovesciata perché diciamo che la parte di Camogli era vista alla rovescia. Questa è, oggi invece la facciamo frontale, cioè questa. L'abbiamo fatta anche in classe, ma la ripetiamo. Prendete il vostro foglio, la vostra matita e lavoriamo. Dunque, così. Poi voi mi dite se ci vedete, se non ci vedete, perché io sono un po', lavoro un pochino alla cieca a questo punto. Allora. Io pratico una linea d'orizzonte. La prossima canzone è per voi, Pronto? che ci state ascoltando, ovviamente sono tutte per voi. E finalmente sono riuscito a collegarmi adesso, finalmente. Scusa Giulia, a che altezza del foglio? La linea d'orizzonte? Foglio in verticale, vero? Ma a che altezza del foglio? Del foglio. A metà, a tre quarti? Che cavolo voglio? Mi vogliono vendere qualcosa, vedete? Io odio queste cose qua. Non è a metà. È a metà o cosa? A metà, è a Ah, metà. ok, va bene, grazie. Giulia, riesco a collegarmi adesso? Bravo. Grazie sempre a Evelina. Bene. Velina è fondamentale per noi, avete visto, eh? Non riuscivo a collegarmi prima. Vedete come parte le linee? Ci vedete bene? Ditemi solo se ci vedete bene, perché per adesso si fa solo le linee
è molto chiaro, io vedo un po' male. Luce, c'è la luce, c'è la luce, chiara, non vedo forse. Non vedo nemmeno io bene. Vediamo un po'. Ragazzi, adesso c'è la luce chiara. Scusate. Si vede tutto sdoppiato, non so, anche la mano. No, ma c'è la luce che spara. Sì, sì. C'è troppo il bianco. C'è. Così? Io non vedo proprio, purtroppo. Vedo quasi niente. Niente. No, non si vedono neanche le righe. No, infatti. Sicuramente non si vedono le righe. All'inizio sicuramente non si vedono le linee, perché le linee si vedranno quando io rapporto. Adesso sto schizzando. Mi sentite? Sì, 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 sentire sì. E vedere che... vedo le righe, però se voi che non lo vedete, se spostate è tutto morto. Lo schermo, se inclinate diversamente lo schermo, le vedete meglio. Ok, no, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, non so più cosa fare, perché probabilmente anche voi dovete migliorare la vostra visione. Vabbè, comunque adesso si lavora. Scusate, ma voi riuscite a sentire questo rimbombo? No, sentite il rimbombo delle voci, i rumori? No, no. Ok. Dovreste spegnere tutti l'audio, disattivare l'audio. No, perché se va bene così potete pure lasciarlo aperto. Allora. Immagine sgranata. Non si può fare di niente. Ragazzi, io l'ho provato per 3 giorni. Adesso fatemi lavorare e poi ne parliamo, no? Vedete che poi pian pianino si rapporta di più il disegno. Voi guardate soltanto quello che vi dico adesso in questo caso. Io sto facendo delle finestre in prospettiva. Come mai c'è questo rimbombo? Prospettiva. Prospettiva. Allora, in questo caso io cosa ho fatto? Ho schizzato la prospettiva lineare frontale. La vedete? Ah, ecco, è qua che deve essere. Cos'è? Il Navigli di Milano? Ma sì, io mi ispiro sempre un po' ai nostri navigli, ma potrebbe essere un qualunque, diciamo, canale, ecco. Può essere anche Venezia, potrebbe essere anche Venezia. Sì, potrebbe, volendo sì, volendo sì.
Adesso ci vedete un pochino meglio? Sì. Allora, voi vedete che io cosa sto facendo adesso? Sto facendo in prospettiva dal punto di fuga, sono sfuggite tutte queste linee. E questo è il punto che è sull'orizzonte. Io l'orizzonte l'ho messo a metà del foglio, leggermente forse un po' più verso di me, cioè verso la barca, ecco, diciamo così. Il punto di osservazione, il punto dove si incontra, diciamo, praticamente lo sguardo è qua. E da qua sono partite tutte queste linee per fare questa prospettiva lineare frontale, che sembra quasi una farfalla, no? Su questo, queste linee io praticamente ho fatto il mio paesaggio, le mie case. Poi quando è schizzato potete cancellarle le righe. Adesso io vado avanti nel continuare a fare il mio disegno. Vediamo cosa ci vedete voi. Sì, ok. Allora, e andiamo a particolareggiare alcune cose, no? Cioè, perché ci sono anche dei camini, non so, dei tetti. Allora, considerate che la luce, le case lontano hanno le finestre molto più piccole, le case man mano si avvicinano a me, diventano sempre più grandi e più forti come intensità di colore, perché è una questione ottica. Lontano si vede molto delicatamente, vicino si vede diciamo il paesaggio, le case molto più nitide e molto più forti. Questo l'abbiamo già fatto, io ripeto perché non è mai sufficiente ripetere queste cose. Qui per esempio ci sarà magari delle luci poi che noi proietteremo. Qui invece in questo caso avremo dei pali, no? Dei paletti, dei parapetti, ecco, chiamiamoli così. Quindi, e decidiamo di continuare a fare qualche particolare anche dalla parte opposta. Vedete che man mano vanno in là, sono sempre più piccini, no? Magari qui ci facciamo una roba del genere, non so, l'architrave. E qui ci sono i lucernari. Anche qui magari facciamo due o tre lucernari. Ecco. Ok. A questo punto voi per continuare il lavoro, io purtroppo mi sporco parecchio le mani, metterò un foglio. Un foglio. Dalla parte che non lavora, no? Per non sporcare, per non naturalmente non sporcare. Allora qui cominciamo a particolareggiare. I primi piani vanno particolareggiati, creando appunto questi sottotetti. E poi io faccio a mano, perché le case devono essere, però si può fare anche una riga bella dritta con perché sono, in fondo sono delle case che devono essere, non devono crollare, devono essere dritte in orizzontale al foglio. E io lo faccio vedere, anche perché se io lo calco voi lo vedete meglio, vero?
Ok, e questa è fin troppo forte. Allora, adesso cosa faccio io? Con la gomma pane, qua, con la gomma pane, dove è andata la gomma pane? Ecco, una di quelle famose gomme pane che io ho qui per voi. Vado a cancellare le righe, cioè quelle che mi interessano li tengo, quelle che non mi interessano li tolgo. Questo lo tolgo, questo lo tolgo, alcune mi servono, alcune no. Alcune mi servono perché, allora, là in fondo si vedono e ti vedo, non ti vedo, magari ci sarà un altro ponticello che si vede appena appena, ma non è necessario accentuarlo più di quel tanto, perché qui è prospettiva aerea, quindi le case vanno proprio a sfumarsi, anche perché a Milano, se sei a Milano, si ce nebbia, quindi di conseguenza si devono sparire, ecco, quelle casette. Da questa parte di nuovo faremo, ecco, vedi come lo particolareggio, il primo piano, ok, e poi quello va a sfumare. Adesso siamo arrivati al punto di, questo è anche un po' più alto, il ponte, dico lontano, ma... Adesso siamo arrivati al punto di, aspetta, cancelliamo ancora, dove non mi interessa, qui non mi interessa, e le nostre casette con il sottotetto. Adesso pensiamo che attraverso qui ci sia una via laterale, allora sicuramente ci sarà una luce, e se c'è una luce, con una luce che traspare da questa via laterale, che poi passa sul ponticello e va nell'altra via praticamente, no? Qui c'è una luce, in questo caso anche qui c'è una luce, perché è una via laterale. Questa parte qui è buia e questa è tutta luce, quindi questa parte qui viene praticamente, io cerco di sbrigarmi il più possibile, almeno do tempo anche a voi di fare qualcosa, solo che questo è un lavoro piuttosto complesso, cioè non è una robetta, voglio dire, non è una casetta, un fiorellino, eh. Allora, la luce che arriva a questa parte, un attimo, sarà più buia, questa parte sarà più buia. E allora la stessa ombra viene proiettata sulla strada. Praticamente qui c'è luce, ok, qui è ombra, magari qui facciamo un taglio di luce fatto così, ancora buio, e
qui c'è una forte ombra che arriva da un praticamente da una strada laterale. Abbiamo ancora questa parte in ombra. E poi e poi adesso lo stringo un po'. Penso che cominciate, no, a vedere un pochino. Allora, continuiamo con la luce e l'ombra. La luce e l'ombra, ecco qua. Questa parte è molto luminosa perché il sole praticamente dietro a queste case riflette la luce su questa, diciamo, fiancata di case. Per quanto invece riguarda le ombre che proiettano i pali, li tracciamo e tracciamo l'ombra dei pali. Ecco. Direi che in questo caso, allora, dato che la luce picchia su queste case e la parte del vicolo la offuschiamo perché sarà in ombra, cioè la vediamo, diciamo così, e anche questa. A questo punto mi rimane questa parte molto luminosa che posso farci quello che voglio, cioè in prospettiva io farò, non so, dei mattoni, ecco, magari dei mattoni, vabbè, che questa qui potrebbe essere anche in ombra, questa parte qui potrebbe essere la parte in ombra, ecco, questa, ecco. Quindi anche questa è una parte in ombra e già il lavoro non ha più quella troppa luce che arrivava da questa esagerata luce che c'è qui, perché c'è, non c'è. A questo punto il primo piano non deve cadere nulla, perché allora a questo punto cosa facciamo? Facciamo una barca che dalla parte di qui è buia e dalla parte di là, perché la luce, allora, è tutta di qui, quindi riflette da questa parte luce e ombra. E anche questa qui deve essere appoggiata praticamente, appoggiata nell'acqua. E l'acqua in primo piano deve essere molto forte, mentre invece andando più in là, piano piano, le linee si diminuiscono. Questa è l'ombra del ponte. Ecco, abbiamo il bordo del canale. Deve essere molto forte, anzi, molto forte, ma vedete che parte una linea piccola e poi diventa larga in questo punto, soprattutto nell'acqua, questa parte qui è buia. E qui è più illuminata. L'interno della barca in prospettiva è scuro. Boh, è una barca senza nessuno dentro, ma è una. Non stiamo lì a perdere tanto tempo anche a disegnare l'omino, perché sennò non si capisce più la prospettiva. Io l'allargo un attimino perché sono un po' quei barconi, no, che trasportano la ghiaia, che trasportano qualcosa.
L'ho data questa cosa qui, l'ho disegnata proprio per far capire che in primo piano la barca è molto più alta, molto più grossa, si vede, diciamo, il sederino della barca, il dietro della barca. E dato che in prospettiva la punta non si deve neanche vedere. Poi magari ci mettiamo qualche erbetta lì al bordo. A questo punto anche di qui ci sarà un'ombra, perché ci sarà questa casa che prende tutta luce e proietta la luce, e l'ombra di qua. Importante, queste cose sono importantissime poi per rafforzarvi all'acquarello. Allora, queste praticamente in questo caso adesso cosa sto facendo? Le case si proiettano nell'acqua. Con una sorta di righe, come se fossero appunto le case proiettate, riflesse nell'acqua. E anche queste che si vedranno un po' di più, perché è chiaro che questa parte di acqua, ecco, è alla luce, e quindi poi ci saranno, non so, si vedrà un pochino di finestre, ma insomma appena appena, senza ti vedo e non ti vedo, ecco. Qui ci sarà ancora qualche casa, si proietta. Ecco, qui ci sarà, non sanno lontano, l'altro ponticello. Cosa facciamo? Mettiamo un pochino di nuvole, perché magari c'è Milano, molte volte è nuvoloso, e poi è una caratteristica anche della nostra bella grande Milano. Cosa ci volete? Basta, direi basta. Ecco, e questa è la vostra prospettiva. Qua si dice meglio. È la vostra prospettiva lineare frontale. Da Giulia, lo puoi far scendere un pochino che non si vede? Cosa dimmi? Adesso un attimo che lo fisso. Ah, ok, sì, no, va bene. L'ho fisso perché sennò qui vorrei sapere quanto ci ho messo, ma mezz'ora neanche. E quindi in altra mezz'ora voi vedete se riuscite, se avete capito, adesso vi fate pure le domande, perché io l'ho fatto anche solitario oltretutto, Ah, ecco, vedi, perché poi guardandolo nella velocità a volte non riesci a fare tutto quello che vorresti, no? La velocità non riesce a... ci sono alcuni difettucci che vai a aggiustarli piano piano. Adesso cos'è che mi dicevi? No, dico, ci vedi bene, ci vedete bene in questo caso? Sì, un po' sfocato, ma va bene. No, se potevi tirarlo un po' giù, così si vedeva, un po' giù, sotto, giù.
In modo ok, per me sì. Per vedere un po', no, per vedere le case in primo piano. Sì, ma io nel mio schermino non ci vedo, non vedo la barca poi. La vedete? No, ok, mi interessava vedere così a me. Poi ognuno ha le sue esigenze, ovviamente. Non avete visto che la visione adesso è dritta? Cioè, sì. Prima non lo vedevate così mentre lavoravo, eh? No, infatti. Sono riuscita a trovare, a voltare la telecamera, a girarla, insomma, un po' di tutto fatto. Ecco, allora, questa è la vostra prospettiva lineare frontale. Che è bella, riuscire a farla bene, anche solo schizzarla su un foglio d'acquarello e poi praticamente farla, ad acquarello, almeno la sapete fare, insomma, eccola, avete delle nozioni fondamentali da poter disegnare una casa, un paesaggio e via dicendo. Sempre pensando che la casa, il primo piano, che è questa, non è vero che questa è grande e quella è piccola. Le case sono tutte uguali come altezza, se non sono grattacieli più o meno alti. Però il fatto di rimpicciolire all'orizzonte con la nostra prospettiva dà l'idea dell'allontanamento. Ed è un effetto ottico, reale, un effetto che hanno inventato i nostri grandi del passato e che comunque ancora rimarrà sempre attuale, proprio perché su un foglio piatto si dà l'idea della lontananza e della vicinanza. Adesso mi devo lavare le mani perché dopo il carboncino bisogna lavarsi un pochino le mani perché rimane sporca la mano. Io sono adesso al tavolo davanti a voi, quando qualcuno ha qualche domanda da fare, continuo a lasciare l'immagine, almeno la continuerete, la finite insomma, e se qualcuno ha da fare delle domande io sono pronta a rispondere. Quando dovete parlare ricordate di aprire il vostro microfono, sennò io non sento, e poi chiudetelo quando avete finito di parlare. Giulia, oggi si vede per vedere molto la bene. Barca, puoi alzare un attimo il foglio, per favore? Come? Non ho capito. Mi puoi ripetere? Ho sentito qualcuno che mi ha chiesto di alzare il foglio? Cioè, come? Così? Come? Così? Va bene, Lili?
Ok. Cosa mi dicevi, Nazareno? Giulia, lo metti un pochetto a sinistra? Sì, dunque, la mia a sinistra, no? Sì, la tua, sì, sì. Ok. Va bene? Va bene, sì, sì. Scusa, non si può allontanare un attimino in modo da poterlo vedere tutto? No. No? Eh no, perché se tocco la telecamera, alza tutto. Qui ho fili da tutte le parti, la telecamera è fissa su dei punti e se cambio quei punti lì è disastroso. Però mi sembra che l'ho vediata abbastanza bene comunque, no? Certo, la prospettiva non è quella di quando siamo in classe, cioè la visione non può essere quella di quando siamo in classe, però comunque... Perché io vedo che qui è leggermente, sono leggermente storte le linee, ma non è così, perché le linee sono dritte, quelle che ho fatto io. Orizzontali al foglio. Le linee delle case sono orizzontali al foglio, ma la telecamera, in quello che vedo io attraverso il PC, mi sembrano storte, non sono storte, devono essere orizzontali al foglio le linee delle case, se no crollano. Ma scusa, da come vediamo noi, penso anche le altre, sembra che la base del foglio sia stretta e che salendo si allarghi il tutto. Certo. Eh sì, perché a me la telecamera non è un effetto mio. No, ma l'altra volta no. Beh, l'altra volta vedevate distorto, cioè vedevate, io ho messo la telecamera in modo da che voi vediate cosa faccio io a diritto, cosa vedo nei miei occhi. Prima ce l'avevo dietro la schiena la telecamera e poi si muoveva. Io potrei fare una cosa, però senza toccare troppo, posso alzarla, però ditemi voi perché... Perché così è tutto, è stretto in basso e si allarga tutto in alto. È una prospettiva della telecamera questa qui, non è... In questo momento non si vede più bene, bisogna abbassare. Ecco. A sinistra. No, contrario, l'altra adesso. Parte. Ah, io dall'altra parte. Vedo più ancora. Niente. Ecco, ok, è più in basso. Oh, fermo, perfetto. Ma le case poi a destra, a sinistra, il primo piano si vedono più. Comunque va bene. Non è colpa. Vuol dire che lo inventeremo. Ascoltate bene. Sì. Io non sono la telecamera. Io... Ah, certo. Allora, vi sto dicendo a voce che li vedo anch'io così. Non so cosa fare, cioè io so soltanto che non è una telecamera da studio televisivo, una telecamera di conferenza. Fa un effetto grand'angolo, comunque non se ne può fare a meno, così per forza. È così per forza, se no devo far venire, devo spendere un sacco di soldi. Non ce la faccio, voglio dire, no? E poi io vi ho anche... Va bene così, grazie. Tenete conto che le case devono essere in prospettiva, certo. Però devono essere, non mi ricordo neanche più quello che devo dire, orizzontali, lineari, paralleli al foglio, quindi non devono essere viste come la telecamera, ma è normale. Ma cioè, certo. Non sono storte le case, sono non è quello. Orizzontali, parallele al vostro foglio. Parallele, perpendicolare. Ascolta, quindi noi allora dividiamo il foglio a metà, giusto? Poi tracciamo le linee, come abbiamo fatto l'altra volta a lezione. Tracciamo le linee, la linea d'orizzonte, giusto? E poi da lì facciamo partire le case. Poi anche vabbè, se l'effetto ottico qua è diverso, però è come abbiamo visto a scuola, no? Certo. Ok.
Quindi, perché io adesso c'ho davanti una cosa che avevamo fatto a scuola proprio per aiutarmi, perché sennò magari mi confondevo. Certo, certo. Ok. Ricordo una cosa, Laura. Sì. Prima cosa, il punto d'osservazione. Sì. Sei tu il punto d'osservazione, sei tu. È il tuo sguardo. Il tuo sguardo va a finire a metà foglio. Tu, okay, in questo metà foglio fai un punto dove arriva il tuo sguardo. Dopo aver fatto quel punto, tracci l'orizzonte, la linea d'orizzonte. A metà. Dove, su quel punto ci fai passare la linea d'orizzonte. Okay. Allora, linea d'orizzonte, punto di fuga, che è il tuo occhio che vede lì, e da lì, da quel punto, tu fai partire tutte le linee, come ho fatto io, come hai visto, no? Verso di te, no? Verso di te. Però dopo il foglio praticamente io, perché l'ho fatto in piccolo, giusto? Poi quindi praticamente io mi focalizzo sul punto di orizzonte, no? Dove c'è dopo il ponte, no? Giusto? Sì, giusto. Focalizzo lo sguardo lì. Sì. E poi da lì faccio partire le linee, però diciamo che queste linee poi, quando io le faccio partire da angolo ad angolo, non devono andare da angolo ad angolo del foglio, perché sennò non mi torno, ma devono partire solo dal punto d'orizzonte fino all'angolo, giusto? Ma volendo sì, dipende quanto vuoi far alte le case, no? Se la casa finisce qua, io ho tracciato un punto, una linea da qua a qua, e poi su questa linea io ho disegnato i miei tetti. Poi ho tracciato una linea da qua a qua, qua a qua, da qua a qua e da qua a qua. E in queste linee tu ci fai stare le tue pistrelle, che devi giocare da qui a qui, da una linea di prospettiva che è qua e l'altra è qua. Io vabbè, ho schizzato. E poi man mano che scendi, le finestre saranno sempre più piccole, sempre stando sulle due linee di prospettiva. Poi da qui ho tracciato un'altra linea, che è quella del canale, e un'altra linea, che è quella del canale. E anche qua ho tracciato un'altra linea per la linea di prospettiva per i pali, la palizzata. E quella ce l'ho, perché comunque la linea sono le linee principali che ho tracciato io, più o meno. E poi qui si potrebbe ancora tracciare una linea e fare il bordo. L'unica cosa, Giulia, mi potresti dire le intermedie come l'avevi fatta? Me lo puoi ripetere? Perché le intermedie non mi vengono, linee intermedie. Come le intermedie? Allora. Io sono da qui a qui, da qui a qui. Da questo punto tu fai partire tutte le tue linee, lo vedi? Ci sono ancora. Divido, diciamo, il foglio, no? Da questo punto. Lo divido il foglio e poi faccio partire la linea, no? Lo divido, diviso 3, facciamo finta, no? Ma no, su 3. Tu hai diviso il foglio in 2, no? Ok, e dopo lo ridivido il quarto di foglio. Perché ridivido? No, no. Allora, ascolta bene. Io divido il foglio in due parti, con una linea d'orizzonte. Sì. Oh. Poi il mio occhio vede qua e mette un punto. Sì. Il punto si chiama punto di fuga. Sì. O punto di vista. Da questo punto fuggono. Perché fuggono? Fuggono, tappano tutte le linee verso di te, come sto facendo vederti adesso. Sì. Guarda, da quel punto tutte le linee scappano, fuggono, e su questa praticamente costruzione tu ci fai la tua casa, naturalmente tenendo presente che queste sono case diritte parallele al foglio, alla fine del foglio. Non sono storte, perché la telecamera me li dà con prospettiva, me li dà un po' storte. Mentre invece tu li devi fare diritte, così, diritte.
parallelo al foglio, capito? Perpendicolare alla mia linea, diciamo, di mezzeria del foglio, giusto? Non ho capito perché. Perpendicolare alla mia linea di mezzeria del foglio l'ho creato all'inizio. Vabbè, la linea di mezzeria io non l'ho neanche tracciata. Tu devi tenere il bordo del foglio, che è questo, dove segno io, e devi stare dritto al foglio, parallelo al foglio. Vedi come sono tutte parallele. Sì, ma questo ci siamo capiti. Ok, l'unica cosa è tracciare le altre linee, perché vado in confusione, forse per la vista che ho. Non lo so, guarda, io più di così non posso... No, ma tu sei stata molto chiara a dirlo, sei stata chiarissima, Giulia, sei stata chiara. Non lo so cos'è che non capisci, non riesco... No, sei stata chiara a dirmi delle linee, è chiara la cosa che mi hai detto, è chiara. Ok, grazie. Prego, figura. Poi? C'è qualche altra domanda? Giulia? Sì, dimmi. Sono io. Sì, sì. Non mi risulta bene la prospettiva con la barca e il ponte. Fammi vedere. Ma no, la barca deve essere molto più alta, il resto va bene. È la barca. La barca. La barca devi farla altissima, perché è in prospettiva, è primo piano. L'ho fatta piccola anch'io. Guarda. Io praticamente non so come si chiama, se questa si chiama coppa o la prua, voi lo sapete, prua forse, è dietro. Allora, la prua praticamente... La prua deve essere molto grande, perché è in prospettiva, è uno dei primi piani questo qua, E poi io saprei ancora da aggiungere alcune cosette. Ah, sai, adesso il tempo è quello che è, quindi dobbiamo... Io spero che abbiate capito proprio cos'è la prospettiva lineare frontale. L'abbiamo fatta anche a scuola diverse volte. A me sembra di aver capito, Giulia, però sono ancora indietro, la barca non l'ho ancora fatta. Sì, dunque, sto parlando... non c'è il tuo nome, non riesce fuori. Teresa, tira su quello che hai fatto, che io vedo. Ok, adesso vediamo se riesco a fartelo vedere. Sì. Non ci vedi? No, non mi ci si vede. No, non vedo proprio. Un po' più lontano. Vabbè, ma la prospettiva l'hai applicata, no? La barca, puoi anche non fartene un problema, cioè... Vado avanti. Cosa in più. Ma la barca la metto lì, va bene lì? Va bene lì, ma è piatta, cioè sembra una piattaforma. L'ho appena accennata e l'ho fatta in questo momento. Allora devi alzare praticamente la prua, farla molto grande, poi in prospettiva... Sì, devo ancora fare, perché mi sono un po' concentrata sulle case. Ecco, quello è la cosa principale che devi imparare, poi dopo il resto verrà è poi... È lenta la faccenda, però dai, comunque come impostazione di prospettiva è corretta. Va bene, sì. Diciamo sì, che sì, alcune cosette, ma va bene. Cioè, penso che l'hai capita, insomma, penso che l'hai capita, perché a me importa che tu l'abbia capita, no? Sì, sì, mi sembra di sì, però ci vuole tanto tempo, adesso vado avanti, grazie. Ciao. Giulia, posso farti vedere la mia? Sì, sì, certo. Erika, ti vedo. Ti vede. Ecco, Erika, ok. Ti vede? Non lo vedo. Troppo pallido. Lo vedo molto pallido. Vedete, quando si schizza rimane all'occhio della telecamera molto leggero e si vede poco. Io poi schizzo e poi dopo rafforzo con il carboncino. Ecco perché voi inizialmente. Brava, io lo vedo, Giuseppina, brava Giuseppina. Sì, sono io. Avevo iniziato ad acquarellare, ma sto aspettando. Sì.
Brava Giuseppina, sì sì, va bene. Dunque, Rita, prova sì. A ritirarlo su. Sì, ma è troppo chiaro. Sì, non lo vedo proprio. No. La telecamera è quella che è, insomma. Tutte abbiamo queste telecamere e danno quello che possono loro, insomma. Lo faccio un po' più, lo scurisco, poi dopo la prossima volta te lo faccio vedere. Esatto, va bene. Ok, grazie. Però a me importa più che altro, mi importa che tu abbia capito la spiegazione, ecco. Scusami Giulia, ma si può vedere ancora in grande il disegno? Perché non lo vedo più, vedo tante facce, come devo fare? Io ce l'ho sempre così, forse allora sì, qualcosa. Ho sbagliato qualcosa. Sì. Perché il disegno sempre, io no, a me non vedete perché io la telecamera ce l'ho, l'altra telecamera è sul disegno, quindi io non l'ho toccato. Anch'io non lo vedo più, è ingrandito. Anch'io, mamma, com'è sta cosa? Ragazze, non è un mio problema quello, vedere voi. Io lo vedo in alto più in alto. Giulia, ci dovrebbe essere un sistema per rimettere l'immagine al centro. Come si lo fa? Lo devi fare tu, non noi. Noi non possiamo. Ah, lo deve fare Giulia. Sì. No, io no. Sì. Sì, Giulia, devi fare tu. No, l'hai fatto prima, prima andava bene. Ce l'ho al centro, Giulia, adesso. Allora, io... no. Ragazze. Ma guarda che al centro, Giulia, io la vedo al centro. No, non si vede più. Io al centro in alto. Vabbè, dai. Adesso vediamo te. Proprio più niente proprio. Adesso vediamo la tua faccia. Vediamo te. Adesso vediamo te, Giulia. Fate ciao Giulia. Se no non capisco più niente. Allora, io adesso ho girato la telecamera su Mide. La rigiro sul lavoro. Eccolo qua. È piccola. Devi ingrandirla però, non so, no. Non c'è una... Okay, l'altra volta, prima l'hai fatto. No, io se qualcosa... Adesso va bene. Adesso non ho toccato niente, siete voi che dovete ingrandire. No, Giulia, sono io che lo devo fare. Ah, sei tu, appunto. Ho capito. Lavoriamo sugli occhi. Chiaro. è l'Evelina che deve farlo allora, capito? Io non lo sapevo, però io non avevo toccato nulla, quindi mi sembrava... Io vedevo piccolo, anzi adesso vi faccio una bella foto, questa. Una bella foto che sì, poi dopo... Giulia, ti faccio vedere il mio. Ci sei? Grazie, perfetto. Vedi? Alza, grazie. Ancora. Brava. Bene, grazie. Sì, bravo. Enorme. Hai fatto già da acquarello o no? No. No, sembra quasi che hai paura. Ma come faccio a farlo? C'è troppo... non si può, c'è troppa matita. Bisogna rifarlo da capo. Ah, ma adesso vi aspetta una roba. Ecco, vedi? Non credete che sia tanto dolce la situazione. Ma c'è gente che è veloce, fanno delle cose velocissime. Ma io vado più piano, Nessuno ti corre dietro. Sì, ho tagliato la mano prima, non dovevo andare a cercare. Guardena. Togliere via sta roba, io. Non c'è nessuno che ti corre dietro. Mamma mia. Sono queste voci? 17, ma quello meno prima, se non vado sulla pista, dovevo tirarmi la sedia,
Per favore, chiudete l'audio, che si sente i vostri discorsi. Voi sentite tic 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 tic? Sapete che cos'è? È il mio orologio. Ora lo tolgo, eh? Lo sentite ancora? No, lo sapevo che era la tua sveglia. Ho scoperto adesso che è l'orologio. Sì. Potevi dirmelo, non è un'altra parte, guarda. E se no non riesco a controllare l'ora. Vabbè che c'è Evelina, che lei guida tutto. E poi era proprio sopra, vicino alla telecamera, dove c'è l'audio. Adesso non si sente più, vero? Bene. E stiamo migliorando di volta in volta. Giulia, posso farti vedere il mio? L'ho fatto col pastelli, perché non avevo il carboncino. Chi sei? Anna. Lo vedi? No, adesso non ti vedo. Anna, ospite. No, non ti vedo. Aspetta, adesso? No. Ecco, adesso sì. Ok. Lo vedi? Sì, vedo. Bene. Devi allontanarlo un pochino, perché sennò non lo vedo completo. Vabbè, comunque hai azzeccato la prospettiva. Un po' le finestre non sono tanto in prospettiva, perché se tu tracci una linea dal punto di fuga, vedi che le finestre non sono in prospettiva, soprattutto quelle di sinistra. Cioè, capito. Hai capito? Girati, guarda bene io. Vedi? Sì. Ma questo è il punto di fuga. Dalla tua sinistra tracci e le finestre devono essere in prospettiva sulle linee che tu hai tracciato. Ah, ok. Non tutte storte, capito? Ho capito. Io li vedo un po' storte, non so se è la telecamera, ma li vedo non in prospettiva. Ok. Sono quelle di sinistra. Sì. Cioè, dalla tua destra, ecco. Alla sì, mia sì, sinistra, tua ho destra. Capito. Ok. Va bene, grazie. Prego. Giulia, sì? Sono Teresa, posso farti vedere? Ho drizzato un po' la barca. Adesso io vedo piccolino. Sì, brava. Sì. Grazie. Adesso vado avanti, piano. L'importante è che la barca vada bene. Sì, grazie. Non farti venire l'agitazione, perché siamo qui per divertirci, per passare qualche ora. Cioè, non è necessario far delle gare qua, ricordiamocelo. Il problema è solo di fare la cosa giusta, ecco. Ma vedrai che piano piano, cioè, nelle cose ci vuole sempre tempo, non si può fare tutto subito, no? Bisogna avere una certa pazienza. Oh, Valeria, vedo bene, brava. L'hai fatto col carboncino, Valeria? Brava. Non sento perché c'hai l'audio chiuso, ma però... Sì, l'ho fatto col carboncino. Oh, brava. Sì, sì. Allora, l'unica cosa da controllare sono le finestre, che devono essere un po' in prospettiva. Sì. La stessa cosa che ho detto. Sì, sì. Ecco. E la barca, la poppa abbiamo detto. Non lo so, qual è quella davanti, dietro? Quella di dietro della barca, diciamo così. Sì. Dietro della barca.